entra! Magica, pa' sorpresa, ragazzi! Let's get ready to rumble! Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon GO e oggi, come al titolo, siamo nuovamente nella Top Fight of the Week. Grazie a tutti quelli che hanno mandato i loro set, mi sono lavato, sto per andare a lavoro e ho detto mi sveglio col botto, raga, andiamo a commentare i vostri set. Siamo ovviamente in Coppa Canto, ma prima di tutto vi ricordo che abbiamo un gruppo Telegram dove parliamo di Pokémon GO, facciamo lotte, siamo in più di 400, facciamo raid insieme, puoi flexare i tuoi shiny e trovare persone con cui scambiare pacchi, amicizia every day, every night. Vi ricordo che ho un canale viola dove porto stream quasi tutte le sere, quindi check it out e programmazione perché possiamo parlare insieme di un sacco di roba che volete, potete parlare con la community lì subito. Vi ricordo ovviamente anche che ho un Instagram e un TikTok dove porto aggiornamenti più veloci che nei video e ovviamente clip e roba che possono esservi utili, e che abbiamo anche un Discord dove vi invito a mettere anche lì il codice amicizia e c'è un canale dove puoi propsare il tuo team e io ogni settimana vado a portare uno sul canale viola, quindi andiamo ad attivarlo, fio, questo cacchio di Discord, per favore. Dai, rega. Adesso, ragazzi, come sapete, siamo in Top Fight of the Week. Andiamo a propsare prima il vostro team e poi andiamo a vedere un po' come si è comportato, raga. Abbiamo 4 match in Coppa Canto e una bonus clip in Master, raga, veramente una chicchetta. Avete trovato forse il suo membro in copertina, raga. Intanto in Coppa Canto ci arriviamo con un bellissimo team fatto da Poliwrath, Lead, Electrode e, raga, Nidoe. Nidoe. No, non tu, Nidoking, raga, ragazzi, veramente interessante perché non si vede spesso, la mossa nuova le hanno messo, non sono usato, secondo me poteva essere incisivo. Andiamo un po' a vedere come l'ha usato il nostro situazionale Gold Pass di quartiere, raga. Ed eccoci qui con lo zio Goldy, siamo a livello 18, quindi stiamo salendo verso il 20, facci sapere poi se arrivi a Ace. The Buck 2000 entra contro di noi con un Marowak di Alola Shiny, molto figo. Noi siamo abbastanza in vantaggio perché lui non sa che non abbiamo idrovampata, quindi entriamo con dinami pugno magari per prendere un bait o comunque per fare qualche dannino, anche se comunque non avremmo fatto i buchi, raga. Questo secondo me è un osso tetro, vediamo, osso tetro, peccato che non hai utilizzato lo scudo. Lo zio agonista tira una previsione corretta, vediamo se ci prendiamo un altro shield, ma non penso, raga, perché lui avrà detto se non tira idrovampata evidentemente non ha niente per impensierirmi. Qua, ragazzi, vediamo se lì ha degli osso club, ha caricato un bel po', se ce li ha potrebbe entrarci super efficace, quindi avrei usato anche lo shield, invece entra con un osso tetro, quindi ci fa ben sperare, ragazzi, magari non ha qualcosa per rispondere in modo intelligente al nostro Electrode, qui lo incassiamo un osso tetro o un osso club, vediamo cosa ci lancia, rota fuoco, fioi, non l'ho visto spesso quel moveset, quindi va bene per lui. Raga, qui vediamo che non ha ripicca nel moveset, ma iperraggio e scossa, una mossa scossosa, scarica, penso, raga. Entra lo zio Beedrill, che penso entra con Pungiglio, Forbice X. Va bene, raga. Entra il nostro Nidoking Ombra, tra l'altro, raga, veramente hardcore come Pokémon. Ricordo che nel weekend sarà possibile, mi pare, evolvere gli starter per prendersi la situazione interessante con la mossa Legacy. Incassiamo, ragazzi. Mamma mia, raga, abbiamo preso un bel episodio qua, switch tattico, attenzione, questo potrebbe essere un Forbice X, ma giustamente scudo un gira vita, vediamo l'ultimo Pokémon che è un folletto, e qui, ragazzi, ci portiamo a casa il match in modo intelligente. Io non sarei entrato con la mossa coleottero che entri non molto efficace, però un mega corno, ragazzi, che va a chiudere il match in modo elegante, direi. Boom baby! E il primo match è andato giù, raga. Ringraziamo lo zio Goldy che aveva trollato con questo mega corno nella situa. Nido qui, Nidoking è stato protagonista dell'episodio, ovviamente. Adesso andiamo a parlare del prossimo match e abbiamo in lead un Raichu che va accompagnato con un Golbat, e un Sandlash di Alola, fioi. Veramente interessanti i team in questa situazione, stiamo vedendo dei team che non si vedono spesso e io mi lancio subito a capofitto a vedermelo perché sono molto curioso. Bella qui per Mr. Cos'è 88 che ci ha mandato veramente tantissime clip, bro, scusa se non ne ho prese tante, ma almeno, rega, portiamo anche un altro po' di popolo. Attenzione qui con Raichu, raga, entriamo, ok, siamo contro un Hypno Raichu non molto utilizzato nella Coppa Canto, anche se in realtà ha un bel moveset interessante, purtroppo incassa veramente male. Siamo fortunati che Hypno normalmente
attuale Puglia con le vostre caricate. Raga, scusate qui, perché mi sono svegliato da poco, quindi ovviamente ho un po' di rimasugli di sonno. Ed entriamo anche noi con Tono Pugno. Entra, ragazzi. Sandra Cidarola contro Sandra Cidarola. Entriamo a combattere terra. Ti prego, ti prego. Vogliamo un bel boom baby, ragazzi, qui. Ce lo meritiamo. Batti terra sulla situazione. Secondo me entra subito dritto. Boom baby! Ok, raga, vediamo il prossimo Pokémon del nostro opponent. Tra l'altro non può switchare molto. Vediamo l'attacco caricato che ha lo zio. Palla ombra. Ok, buon utilizzo degli scudi. Qui entriamo subito con Giallo Pugno, che secondo me entra e fa andare giù sull'ultimo Pokémon. Infatti, eccolo qua. L'ultimo Pokémon, ragazzi, è un Poliwrath. Dobbiamo ovviamente stare attenti ai Giallo Pugno, però con Golbat dovremo riuscire a chiudere in tranquillità, raga, questa partita a scacchi veramente portata a casa in modo eccellente dal nostro Cosai 88, che io saluto e ringrazio veramente tanto, perché ci manda un botto di roba, raga, veramente un botto. Prendete esempio, ricordatevi di registrarvi al gruppo Telegram. Boom baby, easy way, easy win. Complimenti, bacio. E ora il prossimo match, ragazzi, sempre in Coppa Canto, abbiamo un Nidoqueen. Prima abbiamo avuto Nidoking, però abbiamo il figlio del Sandash di Alola, quindi abbiamo un Sandshrew, tra l'altro shiny in game, lo vedrete, e un Marowak di Alola, che non mi ricordo se è shiny. Nidoqueen ombra, tra l'altro, fiori. Ringrazio lo zio Sensei Nadi, il nostro admin di Twitch e di Telegram, per l'invio. Andiamo a vederci questo bel meccino. Ed eccoci, raga, con lo zio Ned, anche lui con i fiorellini come Goldfast. Magari si incontreranno i loro PGN. Attenzione, abbiamo uno shiny Mewtwo, scusatemi. Anche qua, ragazzi, veramente non connetto la mattina, però volevo svegliarmi col botto che al lavoro oggi si fanno lavorare di bestia, e poi volevo avere qualcosa da portarvi se riesco nel weekend. Vediamo. Allora, entriamo con Veleno Denti su un Mew che è centrato con Surf. Sinceramente anche io non avrei chiuso, così abbiamo un doppio Veleno Denti. Possiamo entrare con Sandshrew e farmare di brutto, raga. Nel frattempo sentiamo l'arietta fresca che ci entra nelle fronde dei capelli e ha aperto le porte, quindi forse sentiremo un botto totale all'interno del video. Entriamo, ragazzi, con un Marowak di Alola come da previsione, raga, quindi abbiamo un doppio shiny. Ottima risposta comunque per il Mew. Lui non switcha, ma entra con un Ipno, quindi ottimo per noi, anche perché comunque con Sandshrew lo possiamo holdare. Boom baby! Mamma mia, fiori, questa entra in derapata, Nidoqueen con Osso Clava, che si prende un altro super efficace. Ora entriamo con Sandshrew, eccoci qua, tra l'altro shiny, ricordo, forse tra l'altro ce l'ha perfetto, mi ricordo che ce l'ha detto che ce l'ha perfetto in gruppo Telegram, dove vi ricordo di andare a vedere. Mamma mia, bro, gli sta mettendo una pressione assurda sugli shield, giustamente scudono Geoforce, raga, tutto calcolato in questo team, in questo set al minimo dettaglio, con un protagonista veramente d'eccezione della Coppa Canto, ragazzi, veramente forte. Qua, ragazzi, secondo me entra un Tono Pugno, ma vediamo un attimo che cosa entra. Palla ombra, non ci sciotta e portiamo a casa con un notte sferza, con un Pokémon a livello 15 maxato, veramente forte. Boom! Niente baby, perché comunque ha poca vita. Ora, ragazzi, io voglio ringraziare, andiamo a vedere l'ultimo match della Coppa Canto, ma state collegati perché il match bonus in Coppa Master è una roba incredibile, fiori. L'ultimo match è con un Nidoqueen, Ipno e Niantic, però di Canto ovviamente pensavi te di Alola, invece, raga, rimaniamo fissi su Canto alla situazione. Andiamo a vederci subito il match che sto infuocato. Ed ecco che torna il nostro Mr. Cosai 88, ragazzi, che ho detto ci ha mandato un botto di match, raga. Voi Coppa Canto non l'avete mandata, ci ho anche fatto un bel po' di altra roba, però, raga, andiamo subito con il nostro Nido, qui in lead molto svantaggiosa per noi. Vediamo se riusciamo ad entrare subito con un boom baby. Siamo in una top fight of the week, bro. Però anche qui usano gli shield, che ti credi che sia un match facile? No, vecchio. Let's go, ok. Riusciamo a prendere uno scudo, comunque va bene, raga, entriamo con uno psichico, ti ricordo che siamo nella top fight of the week ora, finalmente. Pensavi, bro, raga, quanto mi diverto nelle top fight of the week a farvi volare, fammi sapere nei commenti, vaggio, se ti ho trollato nella sito. Entriamo con un po' la clima che dovrebbe mettere giù questo matchup, che ormai non ha più scudi. Brum. Vediamo un attimo sull'ultimo Pokémon, sono molto curioso. Rientra stranamente un Sandash che combatti terra, ci shotta il Pokémon, e ora, raga, è tutto nelle nostre mani.
riusciamo a prenderci questo giallo pugno con Hypno, ottimo switch a mio parere. Adesso dovremmo riuscire a farmare, addirittura a tirare un giallo pugno. Entra un nido qui, raga. Attenzione, perché comunque con veleno denti può essere deleterio per noi. Non ha detto niente, però riusciamo ad entrare con palla ombra. Potrebbe farmarci con il sandwich dell'Ola, non penso che ce la farà. Vediamo un attimo come viene gestita la situazione. Ora potrebbe, ma riusciamo ad entrare con tono pugno? No, attenzione raga, che è in arrivo un veleno denti. Facci, ma pensai veramente, bro? Ma guarda che fascia, non se la entra un giallo pugno, raga, resisteremo? Wow, boom baby, ma che fascia, non se l'aspettava, bro. È per questo, raga, che vi voglio carichi sulla top fight of the week, raga. Mandatemi sempre i match top players. E ora, raga, andremo a vederci questa bonus clip in master, raga, veramente incredibile. Abbiamo il lead Togekiss, Melmetal e Magikarp. Hai capito bene, bro? Magikarp, bro, Lega Master. Grazie ancora Ale Fraca per l'invio di questo clip. E attiviamo la Magikarp Challenge. Utilizza Magikarp in una delle coppe per vincere un match. Mandamelo e diventerai la bonus clip delle top fight of the week. Let's do this. Magikarp Challenge. Ed eccolo qui, vestito a festa, lo zio Ale Fraca, pronto per entrare nella storia delle top fight of the week. Entriamo in un lead vantaggioso, ma raga, che volete, ha un Pokémon in meno. Ok, entra subito ragazzi un Metagross, per fortuna che l'abbiamo visto. Ora ragazzi, abbiamo da lanciare tanti troppo forte, tanti raga, perché comunque lui non gli entriamo in super efficace. Joy, veramente hardcore la partita, perché il nostro... Non abbiamo risposta a questo Metagross, scusatemi raga, dobbiamo fare un bel commento, mi è venuto su qualcosa tipo singhiozzo. Ok, rientriamo con un altro troppo forte, raga, secondo me buttiamo giù. Dai Melmetal, noi crediamo in te, bro. Ok, utilizzo uno scudo, rientriamo con un altro troppo forte, bro. Noi crediamo in te, ho detto. Noi crediamo in te fino alla fine, braderino. Però abbiamo perso tantissimo attacco, secondo me non riusciamo a mandarlo giù. Infatti rimane dentro lo zio, boom! Entra! Magikarp a sorpresa, ragazzi, a prendersi indosso per il suo team un meteor pugno, raga, e se ne va giù. E ora ragazzi, io rientrerei con Togekiss, farmerei e poi starei bello pronto, bello carico. Invece lui rientra, mamma mia, che guerriero Fioi, troppo forte penso su Garchomp. Attenzione, boom, ok, rientra Togekiss, pronto, attenzione, perché lui ha sabbia tomba molto probabilmente e quindi ci diminuirà la difesa. Dobbiamo tenerci lo scudo perché c'è un Metagross ragazzi in game. Non sappiamo ancora la mossa del suo opponent. Attenzione che è entrato con un Geo Forza fortunatamente. Ok raga, è un drago anche l'altro Pokémon, quindi possiamo giocare, possiamo cercare di vincere. Attenzione ai furtivi ombra, dobbiamo stare molto attenti anche a Metagross. Vediamo se utilizza lo shield giustamente. Palla ombra raga, che non entra, riusciamo a farmare del tutto. E ora raga, dobbiamo lanciare questo lanciafiamme. Raga, top fight of the week, ricordati di mandare due set, bro. Boom! Baby! Se lo merita, Fioi. Ho dato un Magikarp. Vi sfido in una Magikarp Challenge. Raga, io vi ricordo che sono in live quasi tutte le sere. Veniteci a adottare la programmazione. Supportami anche solo con un commento, un like, lalalala. Raga, io vado al lavoro. Grazie ancora per tutto. Ci vediamo ad un prossimo match. Yo!